Vai, sediamoci. Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Come vedete, dopo un bel po' di tempo, ritorna sul mio canale mio cugino Mirko. Ciao Mirko. Ciao. Come stai? Bene. Grande. Allora Mirko, adesso io ti sto per fare due giochi, molto carini secondo me. E porterò il tutorial di questi due giochi sul canale solo se il video raggiungerà i 120 like. L'altra volta avevo chiesto di metterne 100 di like, obiettivo raggiunto e superato, quindi stavolta azzardiamo un pochino, alziamo un pochino l'asticella chiedendo 120 like. Quindi incita le persone a mettere mi piace, vai. Allora adesso voi avete il mouse, scorrete in giù. Eh? Avete il mouse oppure il telefono, scorrete in giù e premete il pollicione in su. Vabbè, tutti questi dettagli sono un po' inutili, bastava dire lasciate un like a questo video. Ma perché non lo state facendo? Fatelo però. Bravo Mirko, va tutto bene, va tutto bene. Allora, aspettate, metto bene il ciuffo. Dunque Mirko, partiamo con il primo gioco. Abbiamo qui un mazzo di carte, cuori, quadri, fiori, picche. Non ho con me il tappettino purtroppo, ma poco cambia. Tutte carte diverse, siamo d'accordo? Sì. Molto bene. Ora, tu sai, no, che ogni volta che una persona taglia, le carte cambiano d'ordine, no? Facciamo un numero piccolo, non so, facciamo 2. Ora in posizione numero 2 ho il 3 di cuori, però se vado a tagliare, la carta numero 2 non è più il 3 di cuori, ma è il 9 di fiori. Se ritaglio in posizione numero 2, stavolta ho il 5 di picche e così via, no? Ogni volta che si taglia l'ordine delle carte cambia. Molto bene, ora io penserò ad una carta, la prima che mi viene in mente, ok, ce l'ho, e scriverò su questo bigliettino il numero della posizione dove secondo me metterai la mia carta, facendo tutti i tagli che vuoi. Quindi tu cominci a tagliare e completare quante volte vuoi. Io nel frattempo mi concentro e penso alla posizione finale in cui si troverà questa carta. Allora, vediamo un po', speriamo di non sbagliare. Ci provo, eh. Ok. Zac. Lascio il bigliettino qui. Queste le togliamo. Perfetto. Quanti tagli hai fatto? Tanti. Tanti, va bene. Qui ho il bigliettino col mio numero, non posso più cambiarlo, ahimè, e guarda, voglio rischiare ancora di più. Visto che il mio numero l'ho già scritto e appunto non posso più cambiarlo, se vuoi taglia completa ancora. Sei a posto? Vuoi fare un altro? Oh mio Dio, non so se funziona, eh. Vabbè, siamo a posto? Sì. Ok. Allora, caro Mirko, io ti dicevo che ho pensato ad una carta. Questa carta è il 3 di picche, la prima che mi è venuta in mente, no? Ora io scorrerò le carte di faccia, così come ho fatto prima, e al 3 di picche mi fermerò e vedremo quale sarà la posizione in cui si trova appunto questo 3 di picche, ok? Allora, le faccio vedere anche in camera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24. Eccolo qua. 3 di picche. 24esima posizione. Sì. Chissà se su questo biglietto ho scritto proprio il numero 24. Prendilo. È impossibile, l'ho tagliato. Appunto. Vai. Guardo prima loro. No, guarda prima tu. Facciamolo vedere bene. E ho scritto proprio, spero si veda, 24. Gioco funzionatissimo. Bravo Mirko, hai tagliato proprio esattamente al numero giusto. Bravo. Ti ho fatto male? Boh. Questo era il primo gioco, spero vi sia piaciuto.
Ed ora, facciamo il secondo gioco. Allora, dunque, datemi un attimo di tempo. Tu non fai finta di niente. Ok, perfetto. Hai visto qualcosa? No. Allora, andiamo a mescolare le carte. Anzi, mescolale tu. Le pezzi di Come carta. voglio. Sì. I pezzi di carta li tiriamo via perché non ci serviranno. Vai. Non hai fatto il. Ah, non l'ho fatto. Facciamole bene le cose, no? Grande, grande. A posto? Sì. Bene, Mirko, ti invito a fare tre mazzetti più o meno uguali, ma non importa che siano poi così tanto uguali. Bravo, mettiamoli bene qua di fronte a noi. Ora ti chiedo di indicare uno di questi tre mazzetti, quello che vuoi. Indica. Quello lì, sicuro? Ok. Questi allora li mettiamo via. Cioè, li mettiamo qua da parte. Ora, Mirko, io mi giro. Tu dovrai fare la somma della prima carta e dell'ultima di questo mazzetto, magari mostrando in telecamera anche queste due. Aspetta, devo girarmi. Mostrando in telecamera anche le due carte, quindi anche loro sanno questo risultato. Ok? Quindi mi giro, vai pure, fai la somma delle due carte. Devo Non dirmelo, eh? rimetterla al suo posto? Sì, dove erano, certo. E mi devo tenere in mente. Sì, la somma. Hai fatto? Sì. Ok, adesso prendi in mano l'altro mazzetto e senza fare rumore, quindi non contare le carte sul tavolo, ma contale in mano, conti tante carte quanto quel risultato. Ok, quando arrivi a quel numero, la carta sotto che equivale a quel numero la mostri in camera. Quella sarà la tua carta. Aspetta, allora la carta? Allora, per esempio, la somma è 5, facciamo un esempio, Sì. conti 1, 2, 3, 4, 5 carte, la quinta carta sarà sul fondo del mazzetto nella tua mano destra, la fai vedere, quella è la tua carta e poi rilasci tutto sul mazzetto. Ok. Vai. Parlo per non sentire magari quante carte scorri. Mi sta venendo un torcicollo atroce, te lo dico. Fatto. Oh, finalmente. Adesso sovrapponi i due mazzetti come vuoi. Ok? Sì. E taglia completa. Fatto? Sì. Bene, mi giro. Vuoi tagliare e completare ancora? Ma Sì, dai. sì, tanto ormai. Ok, mi giro ed ora cercherò di capire qual è la tua carta. Aspetta che mi serve spazio. Provo, eh? Allora. Non sono sicura. Facciamo così. Vado per esclusione. Allora, secondo me la tua carta non si trova. Cosa c'è? Sto guardando. Non si trova tra queste, sicuramente no. Neanche fra queste. Ok. E neanche tra queste. Si trova sicuramente tra queste. Di questo ne sono sicura. Però adesso mi devi aiutare. Mi devi aiutare. Ti faccio una domanda e tu puoi rispondermi o la verità o dicendomi una bugia. Tanto io ti conosco e so
se mi dici una bugia o la verità. Ti chiedo, la tua carta per caso era nera? Sì. Sì. Secondo me hai detto la verità. Non dirmi niente, non dirmi niente. Quindi scartiamo tutte le carte rosse. Ok, scartiamo tutte. Cosa c'è? Via le carte rosse. Ora sono rimaste tutte le carte nere. Fai quella faccia? Ok, concentrati su questa tua carta. Dunque, secondo me non era di fiori, quindi via il 7 di fiori, via il 4, 6 di fiori, via il 3 di fiori, l'8 di fiori, il 2 di fiori e questo via. Sono rimaste tutte carte di picche. Non era il 2, non era il 3. Non era l'8 e non era neanche il 4. Ma la tua carta è questa. Che cacchio ridi? Dimmi per la prima volta, anche se non amo tantissimo questa frase perché secondo me non vuol dire niente. Per la prima volta, come dicono tutti i maghi, qual era la tua carta? 5 di cuore. Come il 5 di cuori? Il 5 di cuori è rosso? 5 di cuore. Veramente? Sì. E allora ho fatto giusto! Cinque cuori! Ci sei cascato per un No. Per attimo? me sì, perché pensavo che avevi fatto male per qualcosa. Ma invece ho fatto tutto perfettamente giusto. Bene, questi erano i due giochi e al raggiungimento dei 120 like vi porterò il tutorial. Di nuovo, incita queste persone a cliccare. Vai! L'avete fatto? Va bene, dai, ci vediamo, spero prestissimo con i tutorial. Ciao! Prima un attimo. Andate giù per mettere il pollice nel mio. Vai, saluta! Ciao, Ciao! ciao. Perché non l'avete neanche ancora fatto? Dai, smettila!